La domanda numero uno che la gente ti fa quando fai musica non è: come fai a fare canzoni così belle? Ma è: quanto guadagni? E dunque oggi parliamo degli incassi nel mondo della musica. Ad un certo punto nel video vi dirò esattamente quanto ho guadagnato finora, quindi preparatevi. Fortunatamente o sfortunatamente ci troviamo nell'era della musica gratis. Un tempo, per ascoltare le tracce del tuo artista preferito, dovevi per forza andarti a comprare il disco. Oggi invece trovi online tutta la musica che vuoi, quindi non hai qualcosa di fisico come il disco, ma hai qualcosa di virtuale. Detto questo, funziona così. Nel momento in cui un artista ha una traccia pronta, può fare due cose: o la affida ad una casa discografica che si occupa di distribuirla in tutto il mondo e su tutti i digital store come iTunes, Google Play, si occupa di pubblicizzarla, venderla, incassare tutti i guadagni e dartene una fetta. Oppure decidi di fare tutto questo lavoro con le tue sole forze. O magari una combinazione di questi due modi. In questo video parleremo del primo. Fatemi sapere se volete un video riguardo al secondo e lo farò. Negli ultimi due anni ho firmato contratti con tre case discografiche belle importanti, con un seguito di followers tra i 150.000 e 1 milione di followers. Ah, quindi sei ricco, che per motivi professionali non posso nominare. E così le chiameremo. Pigro significato e macellaio cosa fanno? Ricevono la mia traccia, decidono che gli piace e la pubblicano sotto il mio nome su Spotify, YouTube, iTunes, Google Play, Amazon Music e tutti gli altri online stores. Quando un utente va ad ascoltarsi la mia canzone utilizzando uno di questi servizi, il servizio paga la casa discografica $0,00000. La quantità di denaro che il servizio paga è veramente variabile. Comunque, ci avviciniamo ad una stima reale supponendo che YouTube paghi 50 centesimi ogni 1000 visualizzazioni e che Spotify paghi circa il triplo. La casa discografica raccoglie tutti questi soldi e ogni trimestre invia agli artisti un resoconto di quanto la traccia ha guadagnato. Questa somma viene divisa in due parti. Una percentuale, di solito il 50%, se la tengono loro e il resto la danno all'artista. Ok, ho capito. Dai una canzone a una casa discografica, loro la pubblicano online, ci guadagnano sopra e ti pagano una percentuale. Ma quanto guadagni? Ecco quanto ho ricevuto da pigro significato e macellaio l'ultimo trimestre del 2018. Da pigro non ho mai ricevuto soldi. Da significato ho ricevuto 17 sterline, che equivalgono a circa 19 euro. Da macellaio ho ricevuto $27, che equivalgono a circa 24 euro. In conclusione, non si guadagna molto. Questo è uno dei motivi per cui mi trovo qua. A Pisa. Studiando all'università. Però sono sicuro che un giorno saranno di più e potrò vivere facendo musica. Esistono altri modi tramite i quali i musicisti guadagnano, ma non ne parleremo in questo video. Ora sai quanto guadagna un producer. Se hai un amico che pensa che i producer siano ricchi, fagli vedere questo video. Questa era la domanda numero 1. Quali altre domande hai da farmi? Fammelo sapere nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!